La mia sigaretta brilla rossa insieme a luci di periferia, zambrate della vita sulle mie ossa. Sei più sincera quando dici una bugia. Sull'asfalto apposo una luna filata a tagliare i fili che legano le stelle. Sul mio cuore una mattina vuota e scopro che hai lasciato l'unghia sulla mia pelle. La mia aperta di 7 anni divento la mia ruota incollata sulla striscia bianca della mezzeria. Gli occhi come 2 pezzi di vetro, tu non sei come ti credevo io. Un autotreno mi ruggisce dietro, ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio? Alberi si drizzano ai lati della strada, mi corrono accanto al buio se le inghiotte. Alla radio un rock arrabbiato con un pugno allo stomaco che mi stringe nella notte. Un dolore, un lampo di fuoco rosso dentro questo amore che io non posso più, voglio andar via. I piedi chiedono dove ma via, tanto non ti perderò perché tu non sei stata mai mia. Voglio andar via da quei tuoi occhi che tirano sassi e come in un duello far 10 passi poi guardarci un'ultima volta e via. Ci hanno fatto, dimmi cosa c'è che io non so, perché tutto è finito come cene in un piatto e quei ragazzi che eravamo no, non ci sono più. Con la notte blu del benzina e ti baciavo mentre tu piangevi, e adesso che io piango tu ti bacerai. Un caffè che dizza i capelli, un pacchetto di fumo, il vento rilegge il mio giornale e domani uscire di nuovo, bagno la faccia lega per il prossimo carnevale. Un chiarore freddo come un rasoio per un altro giorno che nasce, muoio, muoio, muoio. Voglio andar via, i sogni cercano dove ma via, anche all'inferno ci sarà qualcuno a farmi compagnia. Che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore, e da bisacci vendo di ricomprare quel che resta del mio amore, andare via. Wow. Amici carissimi del Tino e dell'Erminia Carugatti, buongiorno, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. È venuto a trovarci il nostro Claudione oggi, come potrebbe mancare ogni paio di mesi, ci piace fare una sua canzone, l'ho già detto, e questa volta si tratta di Via. Oh, io credo che Baglioni non è mai semplice, sappiamo quante armonie mette nei suoi brani, e dunque una grossa fetta della difficoltà nel suonare i suoi brani è quello, ma questa Via vi posso garantire, e se vorrete cimentarvi ve ne accorgerete, di quanto sia nella sua complessità difficile questo brano, perché oltre ad un mucchio di accordi, ad una modulazione, perché il brano è in La minore e poi modula in Si minore, c'è una questione legata a molti ostinati che occorre fare, dei giochini, delle fioriture importanti però per un'esecuzione ben fatta del brano, e poi infine il ritmo che è veramente incalzante, gli accordi sono uno dopo l'altro, siamo da soli e dobbiamo cercare di fare un po' tutto noi. Tra le altre cose mi viene in mente che questo brano l'ho già fatto, si è andato indietro di parecchi anni, direi, l'ho proposto ma in versione piano solo e senza nessun tipo di spiegazione. Questa volta invece ho deciso di farlo insieme all'Erminia, così lei canta e io suono come al solito, e poi andiamo a spiegare questa canzone che è dell'81, faceva parte di Strada Facendo, album mitico di Claudio Baglioni, che lo pose in quel momento ai vertici delle vendite di dischi, ma addirittura poi Strada Facendo venne superato dall'album seguente che era La vita è adesso, un album pieno di belle canzoni, ma è inutile dirlo, noi siamo troppo, voglio dire, di parte, quindi è difficile che un brano di Baglioni non ci piaccia. Bene, disponibile la base MIDI, vi ricordo che i volumi di improvvisazione sono super scontati questo mese, ancora per un paio di settimane, sul mio sito, e direi che non c'è nient'altro da aggiungere se non andare alla tastiera e farvi vedere come eseguire questa Via di Claudio Baglioni. E allora prendiamo fiato, fiato, le trombe, turchetti, perché il brano, come dicevo, è veramente complicato. Per fortuna che Baglioni quantomeno ha scelto una tonalità di partenza semplice, il La minore. Io oltretutto quando l'ho eseguita, quando mi è capitato di eseguirla negli anni, perché il brano appunto ne ha più di 40, mi è sempre piaciuto cambiare la ritmica nel momento in cui c'è la modulazione in Si minore. Il brano è un brano che ha 166 bpm, oggi vedremo di farlo leggermente meno veloce perché possiate capire bene, anche se sapete che c'è l'ingranaggino, la rotella, andate a vedere, ma poi vi spiego tutto. Che cosa volevo dire? Sì, nella parte in Si minore io cambio la ritmica, non cambiano i bpm, ma mi è sempre piaciuto mettere una ritmica più shuffle, quindi un terzinato, un tempo composto, una cosa di questo genere, a fronte del ciumpa che caratterizza invece tutta la parte in La minore e che poi io riprendo alla fine, è quando il brano arriva ad un certo punto, e adesso vediamo tutto, ripeto. Allora, cominciamo col dire che il brano ha una intro, chiamiamola così, abbastanza impropriamente, perché poi si ripeterà durante il brano e in La minore e nella parte in Si minore, e non solo, chiuderà il brano medesimo. Allora, intro che fa così. Partiamo in La minore. La facciamo 4 volte. sei partita, mi aspettavo che andavi la mia sigaretta, invece c'è stata brava. Allora andiamo ad analizzare, qui c'è la intro è praticamente, viene ripetuta 4 volte nello stesso modo, la 4ª volta però gli accordi non cambieranno ma metteremo le fondamentali al basso, perché nella realtà nelle prime 3 successioni abbiamo un pedale di La su questi accordi, La minore, quindi un La minore 11ª, vale a dire Sol con il La al basso, andremo quindi su un Re, sempre La al basso, ora c'è questa progressione veloce composta da Fa, Do, Sol e La minore. Che cosa fare a livello di ritmica? Beh, qui gli stacchi pam, tre, anzi La minore pam, 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 è tutto veramente giocata tantissimo sul levare questa canzone, cioè ci sono gli appoggi in battere ma tantissimi sono in levare, questo è levare, sbagliato, vi spiego anche perché sto sbagliando, perché io l'ho sempre eseguita così. Che è molto più semplice, però volendola eseguire come la suonata Walter Savelli poi nel disco, bisogna andare a prendere gli accordi rivoltandoli così, ed è un pochino più complicato, cioè La minore in luogo che così andiamo a prendere con il Do, la terza che canta, quindi La, La, Sol, Sol, Re, Fa, Do, Sol, Sol, La, La, Sol, Sol, Re, e il basso che può continuare a tenere questa ritmica, tutti i quarti questi qui, mentre appunto gli appoggi con la destra sono a volte in battere e a volte in levare. E più specificamente, facciamola lenta, pam, 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 3, 4, 1, pam, 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 tutti in levare, ok? Pam, pam. Ultima volta, pam, pam, pam. Anzi, pam, 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 pam. Ecco, consiglierei in questa 4ª volta in cui facciamo questi accordi, andiamoli a fare qui, quindi facciamo finta che questa sia la 3ª volta che faccio la progressione, le fondamentali, quindi Fa, Do, Sol, ok? Rifaccio la intro e poi l'Erminia comincia a cantare la strofa, poi ci fermiamo, in qualche punto ci fermeremo, può fermarsi, no? Vado! Erminia, no, ha cominciato prima a fare wow wow e quindi gliene è mancato uno alla fine, adesso lo rifacciamo perché io voglio fare le cose fatte bene. Sei pronto Erminia? Le prime 2 te lo faccio io così ti do una mano, vado! C'è quello che possiamo chiamare tranquillamente ponte, che è fatto veramente tosto, molto tosto. Allora, innanzitutto vediamo la strofa. Allora, cominciamo in La minore, La mia sigaretta, è tutto a levare anche qua, è battere là, la mia sigaretta, ma già il sole in levare, brilla rossa. Andiamo sul Fa, dove andremo a fare questa cosa. Qui possiamo ottenere fondamentale quinta con la sinistra, ma così non andiamo troppo giù. Andiamo a fare questa cosa, quindi Fa, Si bemolle, Fa settima, lo prendiamo così, così poi saremo comodi a prendere Si bemolle, vedete che metto il 2 sul Si bemolle, e così viene bene, si riesce a fare. Il primo Fa lo prendiamo così, e anche il primo Si bemolle, però poi andiamo qua a suonare Do, Mi bemolle, Fa, ba, 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 ba. Insieme andremo in Do, insieme a lucidi, Sol con il Si al basso, periferia, torniamo in La minore, dove andiamo a fare questo. In pratica alterniamo il La minore con un Re minore, pedale di là dunque. Si ripete, la tale della vita sulle mie ossa, più sincera quando dici una bugia. Andiamo avanti. Sull'asfalto posa una luna affilata a tagliare i fili che legano le stelle. Seguo il cuore una luna e mi accorgo che hai lasciato lunghe sulla mia pelle. Finestrini aperti a dissetarmi di vento, la mia ruota incollata sulla striscia bianca della mezz'era. Anche facile da cantare questa canzone, infatti è sempre ordiata con le lattine, fa niente, importante che vediamo armonia. Allora qui dicevo c'è il ponte che è fatto tutto da stacchi che vanno suonati in modo molto preciso, molto ritmicamente, insomma non ci devono essere errori, su delle armonie che non sono per niente semplici, anche questa è la storia. Allora eravamo qui in La minore, che si, adesso non faccio nana perché se mi metto che a cantare non riesco a spiegare. Allora Fa, Fa, Sol, Sol, Fa major 7, quindi rifaccio Fa, Fa, Sol, sempre con basso di Fa, 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 Sol, Sol, Fa, Fa. Ora La minore settima, Do con il Sol al basso, Re minore settima. Questa cosa deve venire fuori. Pa, pa, pa. E andiamo adesso in Mi minore. Pa, 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 pa. Possiamo prendere il Mi senz'altro con la settima, ma il Fa, c'è un pedale di Mi, quindi Mi minore settima, Fa con basso di Mi, Mi minore settima, e adesso Sol, Fa con la terza al basso, Do major 7. Mica facile sta roba. Andremo quindi su un Re minore settima e con la stessa scansione ritmica le suoniamo tutte e tre queste porzioni. Pam, pam, pam. Adesso la rifaccio lentamente. Pam, 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 pam. Tutto le varie. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pazzesco questo brano qua. Allora, rivediamolo. Sì, no, eravamo su Re minore che andiamo ad alternare con un Mi minore basso Re. E qui riprenderà quella che è stata l'intro. Allora, andiamola a vedere molto lentamente. Della mezzeria, e qui e si ritorna a quella che è la intro. Dove l'è? 1, 2, 3, 4, vai! cani corrono accanto al buio se l'inghiotte. Alla radio un rock arrabbiato con un pugno allo stomaco che mi stringe nella notte. Un dolore, un lampo di fuoco rosso dentro questo amore che io non posso più. Ci fermiamo qui perché è questa seconda volta, proprio sull'ultima progressione in re minore, non facciamo più pa 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 e per poi giungere sul la minore. Qui la prima parte ha gli stessi appoggi, quindi re, re, mi, mi, re. Ci fermiamo sul re minore. Anzi, quindi re, ci fermiamo anche sul mi, re, e poi io faccio questo che mi piace, la bemolle sol ba ba ba, e vado su un sol undicesima, lo chiudo proprio alla fine, eh? Quindi rifacciamo quest'ultimo e poi vai avanti, voglio andare via, ok? Io non posso più, voltarsi un'ultima volta e via. E si riprende con quella che è la intro, appunto, intro, interludio, dicevamo. Siamo sull'inciso, quindi voglio andare via. Il brano è non la consideriamo una modulazione, finora è stato in la minore, adesso il centro tonale rimane quello. Sapete che io considero sempre le modulazioni sul centro relativo come non una modulazione. Eravamo in la minore è figlio di do, e adesso però il brano si incentrerà sull'accordo, appunto, di do, sulla tonalità di do. Quindi voglio andare via, dobbiamo fare questo, voglio andare via, e al do alterniamo un sol, voglio andar via, sol, do, fa, fa, do, do, sempre con pedale, e chiedi, cercare in pratica di seguire con gli accordi quello che fa la melodia. Voglio andar via, guarda, pam, pam, pam. Per andare in la minore attraversiamo, per modo di dire, questo sol con il si al basso. Andiamo sulla minore, dove faremo la stessa cosa, suonando la, si, re, oppure anche un sol, e quindi alterniamo sempre con basso di là un re minore. Possiamo anche qui alternare o la, si, re, o proprio sol, si, re. Quindi rifaccio fa, fa, do, do, sol, do, sol, la minore, sol, la, re, re, la, la, sol, passiamo attraverso questo sol, un triade di sol, andiamo sul fa, pa, 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 pa. Qui non è male se mettiamo un do con la terza al basso, ma potremmo anche restare sul fa, pa, 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 re minore settima, da, 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 sol undicesima, che chiudiamo sul sol triade. Ripete pa, 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 fa, fa, do, do, sol, do, sol, la, sol, la, re, re, la, la, sol, la, sol, fa, do con la terza al basso. E adesso qui io perché questo è un po' un mio arrangiamento anche, non l'ho fatta esattamente né col disco, una cosa che ci tenevo a dire, mi sono rifatto molto di più alle versioni live, di Via, che se andate a vedere su YouTube sono sempre diverse, e a livello di BPM, a livello di orchestrazione e anche a livello di quello che sarà poi il solo che verrà fatto in si minore. Quindi ero arrivato, siamo alla fine dell'inciso. E qui vado a fare questo per arrivare sul sol, un sol undicesima, che poi chiudo e via. Ripetiamo la intro. Sbagliato perché non sono abituato a prenderla così, non è che non la si possa fare questa cosa, assolutamente, si mette lì e la si impara, ma mi sarebbero corse troppe ore per provarla e riprovarla. Quindi anche a voi, se volete farla, vi consiglio questa parte in si minore, questa intro, interludio in si minore, prendiamolo qua e qui non ci sono problemi, perché? Perché possiamo prendere il nostro Re maggiore così, nella nostra posizione comoda, qui lo dovremmo prendere così, cosa che non è appunto impossibile, però si rivolta tutto. Mentre se la suoniamo così, secondo me è molto più semplice, quindi vi consiglio di farla. 1, 2, 3, wow, mi raccomando Erminia. 1, 2, 3, 4. Dimmi che cos'è che ci hanno fatto, dimmi cosa c'è che io non so, perché tutto è finito come cenere in un piatto e quei ragazzi che eravamo no, non ci sono più. Ora rivediamo il tutto. Brano modulato, modulato a schiaffi, è passato dal La minore al Si minore, e appunto gli accordi, però la relazione tra gli accordi rimane quella: Si minore con pedale di Si, Si La, La Mi, Sol, Re, La, La Si, Si minore, Si La, La Mi, e la seconda volta con le fondamentali Sol, Re, La. Andiamo appunto in Si minore a rifare in pratica la strofa, che però ha uno stacco. Dimmi che cos'è che ci hanno fatto. Quindi andremo a suonare un appoggio di Si minore. Dimmi che cos'è. E sulla E di cos'è andremo a mettere un Fa diesis minore settima. Dimmi che cos'è che ci hanno fatto. Qui adesso siamo in Sol, sull'accordo di Sol. Ce lo prendiamo così, è semplice, tasti neri non ce ne sono, quindi prenderemo Sol, Do, un Sol settima senza la terza, Re, Dai, La con la terza al basso, una volta su Si minore, faccio anche questa cosa. La seconda volta, Si minore, Fa diesis minore settima, e poi adesso c'è questa roba da fare, tutto in levare. Queste sono le armonie, andiamo a vedere. Allora, eravamo in Si minore, Fa diesis. Andiamo su un Sol major 7, Re con la terza al basso, Mi minore settima, Re con la terza al basso, Sol major 7, Mi con la terza al basso, per andare su un Re con la quinta al basso. Strano, quindi poteva pensare solo Claudio Baglioni. Quindi un La con la terza al basso, giungiamo sul Si. io consiglio di per andare a cadere sul Sol, dove andremo a fare appunto il ponte, questa volta un tono sopra. Rifacciamo questa. Dimmi che cos'è che ci hanno fatto. Dimmi cosa c'è che io non so, perché tutto è finito come cenere in un piatto e quei ragazzi che eravamo no, non ci sono più. Ah, mi sono dimenticato di una cosa, e qui ci sarebbe la solo di Walter Savelli, che io mi sono veduto bene di non imparare perché è molto difficile, avrei dovuto stare lì. Una serie di scale. Mi sono cercato di avvicinare, anche perché spesso e volentieri questo solo nelle versioni live lo fa la chitarra, lo fa il Gianoglio di turno, ma sì, è quasi sempre lui. Io che cosa ho fatto? Sulle armonie, che sono quelle di prima, quindi un Sol, che poi verrà ripetuta, questa cosa suonata come l'abbiamo fatta in La minore. Ma le armonie in pratica vogliono essere un Sol, un La con Sol al basso e un Sol major 7, quindi un Fa diesis minore, un Sol con il Fa diesis al basso, Fa diesis minore, e poi c'è andremo in minore dove andremo a fare questa roba. Quindi vediamo nel dettaglio quello che ho fatto io. Qui si può anche fare una cosa molto più semplice. Addirittura mettere proprio il solo, il basso, che ci sta bene anche lui. Io che cosa ho fatto? Ho fatto una serie di arpeggi sul Sol, quello che dovrebbe essere un La con il Sol al basso, senza il dovrebbe, e io vado ad arpeggiare un La maggiore. Su Sol major 7 è come se io arpeggiassi un Si minore, ecco qua, Si, Re, Fa diesis e ancora Si. Lo ripeto, Si minore. E qui, aggiunto qua, faccio un arpeggio, questa volta mi limito a farlo su un'ottava, così copro i due accordi, vado in Fa diesis minore e ripeto esattamente quello che ho fatto prima. Mi fermo qua, è difficile questo brano, è difficile da suonare, da spiegare, veramente è un casino. Adesso la pianto lì perché sono stufo. No, assolutamente no. Che cosa succede? Che dobbiamo arrivare in pratica pam, pa, 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 e sono questi gli accordi. Dobbiamo fare questo andi e rivieni in pratica, questo arpeggio a salire e a scendere, composto dalle note Mi, La, Si, Mi. Mentre la sinistra fa un Mi, Mi, Fa, 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 Sol, 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 un La, 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 Si. Non è mica facile, anche perché farlo lentamente. Comunque vediamo le note. Mi, Mi, Fa, 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 Sol, Sol. La, 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 Si, è il basso con le ottave, attraverso le ottave con la sinistra andiamo a fare questa cosa. Lo rifaccio. Dove eravamo arrivati? Non ci sono più. Erminia. Bye. ancora per il prossimo carnevale. Chiarore freddo come un rasoio, per un altro giorno che nasce muoio, muoio, muoio. Ci fermiamo qua anche perché ho sbagliato a fare gli stacchi che sono così concepiti, ripeto, adesso siamo in re maggiore, come abbiamo fatto prima, del resto tutto un tono sopra, quindi la dunque la, ancora la, corre al basso, mi minore, e andiamo sul fa diesis, ripeto, sol, sol, la, la, sol major 7, sol, ancora una volta perché il sol va ribattuto in levare questa volta, sol, pa, 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 andiamo sul fa diesis, minore, pa, alterniamo col sol, sol fa diesis, sol, la, sol con la terza al basso, re major 7, pa, 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 fa diesis minore con basso di mi, quello che abbiamo fatto prima lo possiamo fare anche qui, si si bemolle la, non posso, io non posso più, voglio andar via, i sogni cercano dove va via, anche all'inferno ci sarà qualcuno a farmi compagnia, voglio andar via, da te che goccia goccia hai spremuto il mio cuore, e dagli stracci vendoli ricomprare quel che resta del mio amore, andare via. Adesso ci sarebbe ancora la intro, con la quale la chiamiamo auto stavolta, ma è identica alle precedenti. Allora c'è una piccola cosa, perché Baglioni non è mai contento se non complica un po' le cose durante, appunto, soprattutto le versioni live. Beh, il disco rimane quello dell'81, molto più semplice sotto certi aspetti. Allora qui succede che voglio andar via, io faccio questo, da te, e vado a sottolineare questo, che è sottolineato anche solo dalla batteria, da tutti gli strumenti, ma il ritmo va avanti, io qui lo spezzo, cioè mi fermo un attimino per dare modo di sentire questo papà, quindi faccio questo, un arpeggio di re, la re fa, la re fa, pa, voglio andar via, la con la terza al basso, si minore, ciò che abbiamo fatto prima, la, sol, re con la terza al basso, fa, sol, la undicesima, andar via, e riprendiamo la intro, e ripeto, quando siamo in si minore consiglio di farla qui, attorno al do centrale, è molto meglio, così prendiamo, lo ripeto, il re così e non così, che è un bel casino, guardate dove devo andare con le dita. Fattibile, ripeto, anche questo, però andiamo a complicarci la vita, che già relativamente a questo brano è piuttosto difficoltosa, quindi si, si, la, la, mi, sol, re, la, la, si, si, la, vai col wo, Carugata, assolutamente, perché non ho mai sentito chiudere il brano, anzi negli ultimi singoli live la chitarra e il basso fanno un disegno, che io non ho fatto perché mi sono più ricordato, non mi sono più ricordato che c'era sta roba. La sto facendo per la prima volta. Però vedete che dovendo fare questa roba, che è piuttosto complicata, qui l'armonia si impoverisce e io ho solamente la mia sinistra che mi dà oltretutto un pedale, mentre le armonie sono si là, sempre quelle, ma non sono in grado di darle in modo compiuto e ben fatto. Se io devo fare quindi le note sarebbero queste: si, si, do, do, re, re, fa, mi, re, re, do, si, la, sol, la, la, si, si, do, re, re, mi, da, da. Difficile. Voglio dire, lasciamola perdere questa roba. Andiamo avanti con i nostri accordini. Poi appunto io per chiudere ho fatto due volte alla fine il pa 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 pa, il brano generalmente finisce con una sola serie di questi stacchi pa, pa, pa. Fine. A me è piaciuto farlo due volte pa 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 pa, chissà, magari l'ho sentito in qualche live che non ho visto poi su YouTube. E poi alla fine io ci ho piazzato lì questo Si minore, mentre l'Erminia dice Via. E poi un bel arpeggio veloce di Si minore, triade. Ok, qui facciamo un trillo sia con la destra che con la sinistra. E chiudiamo questo capolavoro, perché questo è un brano veramente... Divento ripetitivo con questo Baglioni, però voglio dire, se mi trovate un brano italiano, lasciamo perdere il testo, che cioè, lo vedete quanto è lungo, se si riesce a vedere, ma conoscete il brano, quindi è un brano che dura quasi 6 minuti, via, quindi pieno di parole dall'inizio alla fine, parole che non si ripetono mai, perché i sogni, i piedi, no, assolutamente, anche nella parte di ritornello, di inciso, le parole cambiano, perché lui è così, cioè riempie queste sue canzoni, questi suoi capolavori di parole, ma che parole, quindi lasciamole perdere le parole, mettiamo che abbia scritto delle liriche veramente di serie B, ma il brano è concepito strutturalmente a livello armonico, ritmico, a livello di arrangiamenti, che è qualcosa di straordinario. Oltretutto questo ritmo, che dicevo è intorno ai 166 bpm, ma lui ha provato a farlo in, credo, un concerto che si chiamava Notte di Notte, a 200 bpm, cioè 200 bpm se lo mettiamo su con ci togliamo lo sfizio, per capire quest'uomo che cosa gli è venuto in mente la 200 bpm è questo 1, 2, 3, 4. La mia sigaretta brilla rossa, di periferia, nada della vita sulle mie ossa. Cioè, tenere un ritmo di questo genere con il solo pianoforte, insomma, bisogna mettersi lì e studiare. Ragazzi cari, no, non esageriamo, teniamo quei 166 bpm che già sono più della versione originale, che sarà intorno ai 160, anche qualcosa meno. E allora direi che con questa spiegazione praticamente quasi infinita, sono 40 minuti di spiegato, direi che siamo a posto con Via, per 2 mesi il caro Baglioni, non lo vediamo più, non lo sentiamo più. Grazie per essere stati con noi, vediamo l'appuntamento venerdì prossimo, a presto con il Tino Carugatti.